Un boato è la terra che trema come per una forte scossa di terremoto. Questo è il racconto del residente di Barga nella zona del Muraglione della Ripa e della zona di Bugliano. Un enorme masso del peso di diversi quintali si è staccato dal versante abbattendosi sulle arcate del Muraglione della Ripa, il manufatto realizzato negli anni 30 per consolidare il colle del Duomo. Il crollo è avvenuto intorno alle 19 di domenica sera. Il masso è franato distruggendo due delle 12 arcate del Muraglione e compromettendo la stabilità di una grossa porzione di muro. Sul posto si sono immediatamente portate le squadre della Protezione Civile Comunale e i vigili del fuoco di Castelnuovo. Anche il sindaco Marco Bonini, accompagnato dall'assessore Pietro Onesti, ha effettuato un sopralluogo per rendersi conto della gravità della situazione e per accertarsi che non ci fossero presupposti per ulteriori crolli che mettessero in pericolo la stabilità delle abitazioni sovrastanti il Muraglione. E continuiamo purtroppo ad essere colpiti. Ora si è aggiunto questo danno qua agli archi della Ripa, che si trova proprio dietro il nostro centro storico. È un danno ingente, un danno ingentissimo, stiamo facendo le prime valutazioni. Intanto quello che ci preme in prima battuta è verificare che non ci siano rischi per quello che si trova sopra questi archi, e questo sembra che effettivamente sia così. Certo è un danno al patrimonio culturale del nostro territorio non indifferente. Dalle verifiche effettuate da geologi incaricati dal comune non ci sarebbero pericoli per le abitazioni, ma resta da valutare l'intervento per evitare che possano crollare altre porzioni di Muraglione.